questa avete davanti voi queste brochure, Dynamic Key è un marchio che praticamente viene presentato oggi in anteprima, tra l'altro avete la possibilità di avere queste brochure che sono sul desk accoglienza qui all'ingresso, potete tra l'altro lasciare il vostro indirizzo di posta elettronica per registrarvi, perché entrate in qualche modo a far parte di questa community che da oggi nasce e che nasce nel segno di uno strumento che non è solo uno strumento musicale, ma è qualcosa di socialmente molto più alto. Dice la professor, immaginate tutte le persone città naturalmente John Lennon, parlando da John Lennon, metodo molto tipo enjoying playing guitar soon. Immaginate le persone che si divertono a suonare la chitarra immediatamente. In effetti lo scopo è esattamente questo. La chitarra è uno dei grandi strumenti che ha fatto la musica, è uno strumento conosciuto in tutto il mondo, lo amiamo probabilmente tutti, e apparentemente quella che abbiamo lì è una chitarra come le altre, in effetti solo apparentemente così. Aspetta Antonio, perché dobbiamo prima presentare e poi dopo presentiamo lo strumento. Però ha una caratteristica questa chitarra è frutto di uno studio di ergonomia, di uno studio di musica, di uno studio di sound engineering, quindi di produzione del suono, di ingegneria del suono. È una chitarra che può essere suonata con pochissimi passi, velocemente, è una chitarra che può essere imbracciata e utilizzata molto facilmente, può essere suonata anche normalmente, una chitarra ma che soprattutto ha una caratteristica, un batterio meccanico interno tra pochissimo automatico all'interno, che è nascosto all'interno della chitarra ma che da poco verrà liberato, e soprattutto è una chitarra che è perfetta, visto che è stato al centro dello studio di economia e anche ha avuto l'attenzione di ortopedici, di medici che si occupano proprio di articolazioni e movimenti del corpo umano. È una chitarra che può essere utilizzata anche per persone iperattive con disturbi psicologici o che hanno delle disabilità motorie. Quindi questa è una nuova frontiera degli strumenti musicali, e per questo noi abbiamo invitato quello che questa chitarra l'ha inventato, l'ha ideata insieme a un tipo, poi tra un po' lo scopriremo con lui, di ricercatori, lui è Tavo Cirillo. Lo salutiamo con un applauso. Grazie per aver voluto proporci questa presentazione. Lui l'ho incontrato qualche tempo fa, mi fece vedere tra l'altro la chitarra, eravamo in un bar, mi fece vedere questa chitarra, disse io vorrei presentare un contenitore giusto, e questo abbiamo deciso insieme che fosse un contenitore giusto, e presentiamo questa chitarra con una serie di filmati, una serie di immagini e chiaramente ascoltando questa chitarra. Allora Tavo, come è nata l'idea di questa chitarra? Questa è la domanda di prassi, diciamo. Allora io innanzitutto ringrazio Carmine e Michelangelo, che sono degli intellettuali, perché come oggi ce ne sono pochissimi. Io era da tempo che non incontravo uno storico dei Beatles che ridesse, mi facesse vedere la storia come se fosse presente. E ero confuso che non capita di giorno. Ora, io sono convinto che oggi è una giornata storica per la chitarra, perché la chitarra nel corso dei secoli è rimasta sostanzialmente sempre la stessa dal punto di vista della action, che sarebbe la suonabilità, no? Cioè praticamente per chi ha iniziato con la chitarra presenta la tastiera dove si mettono poi le dita della mano sinistra. Ora, che è successo? Mentre nella tavola armonica, che oggi è sopravvissuta nel cimbalo inglese, no? Da cui è nato il pianoforte, c'erano queste corde tese che venivano suonate con dei martelletti. Poi a un certo punto, un bel giorno, arrivò Cristofoli e contribuì a concludere la parabola che dal clavicembalo portò alla meccanizzazione completa del pianoforte. Il pianoforte che poi si è evoluto ancora ulteriormente, è diventato un sintetizzatore, diventando uno strumento assolutamente versatile. Nella chitarra invece questo progresso non si è ancora verificato, e io sono dire che oggi è una giornata storica per questo motivo, perché c'è una chitarra che si meccanizza
nel senso che diventa accessibile a tutti, prima di tutto. Poi elimina due aspetti fondamentali che costituiscono la difficoltà dello studio della didattica, che sono innanzitutto il parere, che è la prima fonte di problemi autoreologici. E poi le tablature, semplificando enormemente, secondo il metodo che vi mostrerò, perché stasera soprattutto si può. Quindi prometto che non sarà la sola conferenza dove si parla solamente di una novità, ma avete la possibilità di emozionarvi e di vivere questo nuovo strumento che però a prima vista sembra uno strumento assolutamente normale. E si può suonare anche uno strumento normale? Sì, si può suonare in una doppia modalità. La modalità tradizionale, quindi come diciamo si suona prima oggi, e poi la modalità col parere automatico che richiede una modifica della portatura dello strumento. Ora adesso io vi voglio far vedere da vicino, quindi scorriamo un attimo la presentazione, questi sono tre tipi di dati che vanno dal XVI secolo fino al 900, che diciamo presentano sempre la stessa tastiera. Qui poi c'è, diciamo, per chi non ha avuto la possibilità di studiare chitarra o ha solo iniziato, c'è un attimo la descrizione del parre che è tipo messo di traverso, che tra l'altro rende difficile produrre il suono in maniera sempre pulita, diciamo che più delle volte lo sforzo dello studente viene fuori compensato a un risultato efficace al 100%. E in più io volevo farvi vedere questo libro in cui ci sono 3.400 posizioni della partita, che sono solo una parte, per cui ci sono l'autore si premura di precisare che ci sono anche molti. Io vi assicuro che ho provato a studiarlo, anche se sono di Anis, ed è già una delle tante esperienze che ho fatto e che sto continuando a fare. Quindi l'armonizzazione degli accordi sulla tastiera chitarra è abbastanza complessa. Considerate che oggi c'è una tendenza da parte di giovani che vengono considerati, che vengono definiti look down generation, no? Che significa che oggi i giovani preferiscono stare piegati a guardare giù il cellulare, l'iPad, piuttosto